Attenzione, siamo pronti per il via della seconda manche. I semafori che stanno per diventare rossi, sarà quello il segnale. Indicati i semafori e siamo pronti al via. Semaforo rosso, attenzione, partiti! Scatta bene questa volta Ruben Chaus insieme a Troy Corser, ma è scattato anche altrettanto bene Noy Kirchner. Vediamo chi per primo si infila, ed è Ruben Chaus. Troy Corser in seconda posizione, Aga. E Aga, le due Yamaha in prima e seconda posizione, poi Max Noy Kirchner e quindi Nieto. Alfonsi Nieto in quarta posizione. Queste sono le prime due curve, quindi due Yamaha nelle prime due posizioni con Troy Corser che guida davanti a Noriyuki Aga. La terza posizione per Max Noy Kirchner che si riconferma, ora però viene attaccato da Fonsi Nieto. Niente da fare, non ci sta il pilota tedesco a farsi superare. Siamo nel bel mezzo, nel centro della pista, c'è stato un dritto, non abbiamo letto di chi si trattava, ma qui abbiamo di nuovo le due Yamaha nelle prime due posizioni con Aga che sembra voler andare all'attacco di Troy Corser, che mantiene però bene la prima posizione. Al terzo posto è sempre Max Noy Kirchner, e poi attenzione, Max Biaggi si è portato in quarta posizione precedendo il compagno di squadra. Ma tarderà un attimo a prendere il ritmo, sicuramente farà tardare anche chi lo segue. Ecco, Belis è lungo. Attenzione, quindi difficoltosa per Troy Belis. Mentre là davanti abbiamo le due Yamaha. Siamo in questo momento nel corso del secondo giro con le due Yamaha davanti alla Suzuki, mentre c'è una caduta, è quella di Kagayama. È lui che era andato dritto prima allora, perché non ci siamo accorti e ci sembrava una Suzuki, e Nurkic ne ha perso qualche posizione. Chaus all'attacco di Biaggi. Chaus e Biaggi spalla a spalla, i due con Chaus di forza. Biaggi che gli risponde, sempre alla pari, c'è ancora la possibilità di passare. Chaus non molla, Biaggi neppure, però la traiettoria è quella di Chaus che va a conquistare la posizione sul compagno di squadra. Straordinario duello in casa Steringard tra Max Biaggi e Ruben Chaus. Intanto sia Lanzi che Fabrizio hanno passato Noel Kirchner, così potranno mettersi anche loro all'inseguimento di Belis e chi li precede. Biaggi, Chaus che è ancora alle spalle di Biaggi mentre va all'attacco. Biaggi gli resiste, Chaus all'interno, poi ancora Biaggi che tenta di rispondere, Chaus che rimane davanti al compagno di squadra. Ruben Chaus che tenterà la staccata di restituire il favore. Vediamo, Chaus ritorna su Biaggi. Biaggi cerca la traiettoria interna, ma Chaus non gliela consente. Quindi Biaggi ancora. Difficile dentro, però Chaus però gli rimane alla spalla. Attenzione, si cambia traiettoria ed è Chaus ancora ad avere la meglio. Mamma mia, che duello, Sono compagni di squadra. Biaggi davanti a Chaus, incredibile, sono compagni di squadra. Sì, ma Chaus l'ha detto, io faccio la mia gara. Seguimento della terza tu di testa che transita ora sul traguardo, chiude anche il quarto passaggio con Fonsi Nieto, grande staccata per Fonsi, i due si sfiorano, si toccano, ma Fonsi rimane al comando, grande Fonsi Nieto al comando con la Suzuki, secondo Troy Corser, poi Aga e dietro e subito Max Biaggi. Adesso sono curioso di vedere Nieto se ne ha veramente di più, oppure il duo Yamaha stava usando una tattica un po' attendista. Attenzione ancora all'attacco, l'attacco di Troy Corser su Fonsi Nieto tenta di resistergli, anche lui Troy Corser rimane con il gas aperto e al primo posto con Fonsi Nieto che ora è scivolato in seconda posizione, terzo è Aga e dietro subito vedete Max Biaggi che ha praticamente recuperato tutto. Ora è un poker che si gioca la vittoria in questa fase di avvio della seconda manche mondiale Superbike solo di casa Steringarda, mentre ora c'è l'attacco di Noriyuki Aga ai danni di Fonsi Nieto, attacco che va in porto e Noriyuki Aga guadagna il secondo posto, quindi di nuovo le due Yamaha una nella scia dell'altra. Con Troy Corser, Noriyuki Aga, Max Biaggi va all'attacco di Nieto e ce la fa, affonda, vediamo se chiude, no, largo Nieto, l'ora in fila, sì, ce la fa Nieto a ritornare in terza posizione, però avevamo detto che Biaggi era il primo, il più pronto ad andare all'attacco.
immobilizzato, quindi forse qualche cosa tipo una microfrattura o qualche cosa del genere al tronco o alle braccia. Comunque più tardi il dottor Corbasso. Grazie a Fabrizio Calia, ci rincuorano queste notizie su Kagayama, mentre c'è ancora Falsinieto che questa volta mette a segno il suo sorpasso e lo porta in seconda posizione. Siamo con quindi al comando Troy Corser, secondo Falsinieto, terzo è Norichiaga, al quarto posto è Max Biaggi, al quinto Ruben Chaus e al sesto Troy Bayliss, con Michel Fabrizio che ha guadagnato ancora un decimo di secondo. Si sta avvicinando, mentre gli altri italiani abbiamo Lanzi in nona posizione e poi abbiamo gli altri sono nella pagina successiva, la seconda pagina. Andiamo a vedere in questo nono giro che è appena iniziato, siamo a metà gara, da qui dovrebbe succedere qualche cosa. Intanto attenzione perché Max Biaggi ha saltato anche Norichiaga portandosi in terza posizione, ha saltato Aga e si è portato in terza posizione, allora è la seconda posizione per Max Biaggi. Splendido questo affondo del campione romano ai danni della Suzuki pilotata da Falsinieto, ed ora Max Biaggi è a confronto diretto con Troy Corser, quindi Troy Corser in seconda posizione, Max Biaggi, c'è anche Chaus là dietro che va all'attacco di Norichiaga, quindi Chaus ora è in vediamo se riesce a farselo, sì, ed è in quarta posizione. Aga sta cedendo Aga. Infatti vediamo dopo. E comunque la cosa fondamentale che vediamo è che c'è grande consistenza da parte della Suzuki, anche con Nieto. Sì, una volta nel Kirchner, adesso Nieto. Siamo sempre lì, aspettiamo ancora un giro o due per vedere come riusciamo a gestire l'effetto gomma. Il momento critico per lui. Sì, perché abbiamo una scelta diversa di tutti gli altri. Complimenti per i motori. Attenzione al comando, e Max Biaggi va all'attacco di Troy Corser con un attacco durissimo e Max Biaggi conquista la prima posizione nella seconda manche. Incredibile, lo ha sorpreso in un momento in cui credo neanche Troy Corser pensava di poter essere attaccato. Max Biaggi si porta al comando, in seconda posizione Troy Corser, al terzo posto Ruben Chaus, al quarto Nieto. Questo, attenzione, è il gruppetto dei primi. Chaus in seconda posizione, attacca e supera Troy Corser nell'ultima curva prima del traguardo. Le due Ducati del team Sterlingard in prima e seconda posizione, Max Biaggi e Ruben Chaus, che viene attaccato in questo momento da Corser da una parte, da Nieto dall'altra parte. È incredibile, anche Troy Bayliss si butta nel gruppo, davvero straordinario la conclusione del decimo passaggio. Frankie? Sì, penso che il gioco si fa duro adesso perché Max ha rotto gli indugi, nessuno lo vuole far scappare via. La posizione Chaus, vedremo se gli coprirà le spalle o cercherà di andarlo a prendere, secondo me la seconda ipotesi più che la prima, mentre dietro, giustamente come diceva Frankie Chili, eccolo lì Troy Bayliss che non ci sta a far stare davanti Max Biaggi, lo vuole andare a prendere con la sua Ducati del team Xerox. Siamo ormai con tre Ducati nelle prime tre posizioni. Bayliss mi sembra che stia controllando. Attenzione l'attacco che non va in porto per un soffio. Max Biaggi rimane al comando, attenzione, straordinario il pilota romano, sta guidando la grande. Bayliss ed è secondo, Troy Bayliss in seconda posizione, a sandwich tra le due Ducati del team Sterlingard. Siamo sul lungo rettifilo che porta alla staccata della prima curva dopo il traguardo, transitano sul traguardo Biaggi, Bayliss, Ruben Chaus là dietro, col fiato lungo arriva anche Falsinieto, poi Michel Fabrizio, mentre attenzione ancora una volta lo scambio di posizioni, vediamolo, c'è ancora Biaggi al comando, poi Ruben Chaus in seconda posizione, Ruben Chaus che non gli perdona niente, Troy Bayliss che vuole vincere, ed è Ruben Chaus che va all'attacco di Biaggi, Ruben va al comando, Biaggi in seconda posizione deve recuperare, sente Bayliss alle sue spalle, straordinario questa fase della gara, siamo nel tredicesimo dei 18 giri previsti, gara ancora lunga, ma la scena è straripante di passione, Chaus mantiene la prima posizione davanti a Max Biaggi che ha visto un varco, ci si voleva infilare anche qui,
niente da fare. Chaos, che gas aperto. Belis tenta ma non ce la fa e rimane in terza posizione. Straordinaria fase. Nieto va all'attacco di Belis e Max Biaggi all'attacco di Ruben. Chaos dall'esterno, non c'è lo spazio. Chaos rimane al comando. Biaggi cerca un varco all'interno. Chaos chiude bene la traiettoria e mantiene il comando. Là dietro invece la Suzuki si è portata davanti alla Ducati di Troy Belis, vincitore di gara 1. Ma in questo momento credo che stia pensando, attenzione all'attacco di Nieto, se attaccare, dove attaccare all'ultimo giro. Passato. Nieto, lo vedo Nieto, veramente Nieto su Biaggi. Nieto va a conquistare il secondo posto, sopravanzando Biaggi vuole rispondersi. Nieto non ci sta e si mette nel codone di Ruben Chaos, scatenato il pilota madrileno. Questo è il contesto delle primissime posizioni quando transitano sul traguardo per chiudere il quindicesimo giro e Fonsi Nieto si porta al comando. Fonsi Nieto supera Ruben Chaos e il madrileno va a comandare davanti al pilota di Barcellona. Fonsi Nieto qui potrebbe sfruttare il motore della sua Suzuki, così è, e vince la seconda manche del Gran Premio del Qatar. Secondo posto per Chaos, terzo è Biaggi, la quarta posizione per Troy Belis, confermato dal quinto posto di Michel Fabrizio, poi Lanzi, Corser e noi Kirchner. Ottima la gara di Lanzi, che è saputo venire su da posizioni un po' più indietro e ha concluso molto vicino a Belis e a Michel. Fantastica la gara della Suzuki di Fonsi Nieto. A questo punto non si potrà assolutamente dire che la 1098 ha sovrastato concorrenza. Questo fa bene al campionato, un quattro cilindri ha vinto e sicuramente ricrea degli equilibri. Yamaha in difficoltà nella seconda mas, però è venuta fuori la Suzuki. Eccolo qui l'arrivo con Fonsi Nieto al comando, secondo Chaos e terzo Biaggi. Con una Suzuki così veloce, là c'è un bel rettilineo, c'è un'uscita di quarta su un curvone, da un curvone che immette sul rettilineo finale. E poi, se ricordo bene, le gare a Phillip Island sono sempre state molto equilibrate e hanno saputo equilibrare le prestazioni delle varie case motociclistiche. Io penso che a Phillip Island vedremo delle belle battaglie, ancora meglio di qua. Ecco, ancora Fabrizio Gallia con i protagonisti. Si abbracciano. No. Si abbracciano i due spagnoli, anche se chiaramente uno è catalano, l'altro è madrileno, quindi stanno dicendo qualche cosa di particolare nelle loro lingue.